che noi abbiamo da ieri una nuova procedura di notifica degli atti giudiziari, che è quello delle anticipazioni dei sembrerebbe o addirittura di notizie che vengono date per certe a mezzo stampa. Quindi mi chiedete un commento di una cosa che non so. Come direbbe Maccio Capatonda, esistono storie che non esistono. E in questo caso non saprei che commentare, se non che qualora dovesse essere vero quello che mi pare Repubblica per prima ha pubblicato ieri, ci troviamo di fronte ovviamente a una clamorosa violazione di legge, a una clamorosa anomalia, fermo restando che la decisione è un fatto tecnico, quindi io sono assolutamente tranquillo, sereno, so che c'è un tema ovviamente tutto legittimo, se debba essere il TAR o il Consiglio di Stato o la magistratura ordinaria, per me non cambia assolutamente niente, andiamo avanti, si lavora e voglio tenere assolutamente distinta, lo voglio dire con molta nettezza, la storia di Luigi De Magistris, la sua storia di uomo, di magistrato, di sindaco e di politico, dalle altre storie in queste ore anche alle quali vengo accomunato. La eventuale, ipotetica, probabile, certa, non so come definirla, decisione della Cassazione che non c'è, almeno allo Stato non c'è ancora, riguarda Luigi De Magistris. E ancora una volta sulle vicende di Luigi De Magistris si registra, l'ho detto prima, una evidente anomalia. Provvedimenti che in genere vengono depositati a distanza di settimana, vengono annunciati a mezzo stampa a distanza di 2 ore, senza che noi sappiamo ancora nulla. In un momento storico particolare in cui uno amministra, fa il sindaco, sta in prima linea, e questa è l'ulteriore anomalia che metto nel cestino delle violazioni di legge che si sono reiterate nei miei confronti nel corso di tanti anni, semplicemente per aver fatto con la schiena dritta l'uomo delle istituzioni, prima da magistrato e oggi da sindaco. Io vado avanti, ho avuto un provvedimento favorevole al TAR del Consiglio di Stato, c'è la Corte Costituzionale il 20 ottobre, sono assolutamente persuaso dell'idea che il magistratura ordinaria insomma, non possa che accogliere le istanze e le ragioni di urgenza, diciamo, perché si vada in serenità alla decisione del 20 ottobre, io tra l'altro poi auspico che quanto prima possa essere giudicato nel merito in sede penale, quindi avere l'assoluzione completa da un'accusa assolutamente illogica, irrazionale, ingiusta e vergognosa, che è quella condanna di primo grado, che sono stato condannato in primo grado per aver osato indagare e investigare sul sistema, dove gli accusatori sono diventati accusati e gli accusati accusatori. Quindi io vado avanti per la mia strada, poi ci sta De Luca, c'è Berlusconi, c'è il mondo intero, del quale francamente ve lo dico con molta sincerità non mi interessa più di tanto.